State pronti, Vito. Non sarà facile. Ricevuto, dottore. K47, 175 milioni di sostituti. Che succede? Saro, minchia, gli sbirri! Gli sbirri, Saro, scappate, gli sbirri! Ma che spacchione c'è, gli sbirri! Stanno arrivando gli sbirri! Visto così non mi sembra uno che dia il tritolo nel garage. Nemmeno uno che lavora per Crisalide. Questo chi è? Tutto a posto. Bravo. Mi sta dando dei soldi. Caputo, ti ho mandato una foto. Controlla nel casellare e fammi sapere. Ok. Leoni, l'uomo della foto si chiama Giuseppe Lombardi. È un pregiudicato per rapina ed estorsione. Chi dici? È un pregiudicato. Fate attenzione, mi raccomando. Prendiamo. Se ne sta andando. Fermi, polizia! Fermo! Le mani sulla testa, le mani sulla testa! Vai al muro! Vai al muro! Che gli hai fatto? Ho pure resistenza. Sì. Data male oggi, eh? Hai cercato di sparare a dei colleghi, Lombardi? È stato un equivoco. Ah, un equivoco è stato? E che vuol dire, scusa? Che gli hai sparato per caso, così? L'hai visti, ti sei spaventato per istinto, hai preso la pistola e gli hai sparato, questo vuol dire? E poi sempre per caso stavi lì con il ragno e hai caricato una cassa in un furgone, così? È questo? Che minchia dici? Lo conosci un certo Flavio Carioti? Mai sentito. Questo è strano, però è parecchio strano, perché lui dice che vi siete visti un'ora fa e tu gli hai dato dei soldi. Qua c'è una sua deposizione, guarda. E dice che quei soldi servivano per pagare l'affitto, per pagare un furgone che ti ha dato lui. Furgone che poi, guarda caso, è stato proprio visto e filmato dalle telecamere dell'Interport. Cavolità mia. Lo sai che c'era dentro a quella cassa? Ero sicuro, lo sapevo, guarda. Volete fare i banditi e poi non sapete quello che rischiate. Tritolo c'era. I ragno stanno preparando un attentato. Se quella bomba esplode, tu finisci dentro per concorso in strage, che è la peggio cazzo di cosa che ti può capitare, Lombardi. Non esci più tu dalla galera. Io non so niente che sta camorria. Il picciotto di Ettore mi disse solo di prendere anche la cassa. E poi? Vai avanti, che vedo che piano piano ti stai ricordando, dai. Un altro sforzetto, Lombardi, dov'è Ettore? Vi giuro che non lo so. La cassa di Tritolo, dove l'hai portata? Nel parcheggio all'aperto, a Borgo. Mi hanno solo detto di scaricarla e di lasciarla vino a una macchina che era già là. Che macchina era? Una Migra, grigia.